Vittorio non c'è. I cuccioli sono indifesi, sta andando tutto come volevo io. E adesso è il momento di entrare in azione. Sta chiuso. Sta chiuso. Mercoledì, dove sei? Sono in bagno. Ah, sì? Sbrigati che devo andare anch'io in bagno. Vedi che c'è un fantasma in bagno con me, quindi fai andare anche prima lui, non aprire la porta. Ok. Devo nascondermi prima che Vittorio entra in questa stanza e veda che io ho rubato questo cagnolino. Andiamo. Dietro questo tavolo è perfetto. Arrivo, sto arrivando mercoledì. Ok. Ok, sono uscito dal bagno. Bene, diamo un'occhiata ai cuccioli di Vera. Vediamo e controlliamo che stanno tutti quanti bene. Ok, prendiamo questo qua e facciamo l'appello dei cuccioli, ok? Tutti quanti, uno alla volta. Vediamo un pochettino. Allora, chi ci abbiamo qui? Harry c'è? Harry ci sta. Lara, la femminuccia, c'è. Poi vediamo un po' chi ci sta qui. Ah sì, Bruce c'è, sono tre. Manca l'ultimo, manca Steve. Steve, ci sei? Steve? Allora, cuccioletti al rapporto. Qui abbiamo Lara, la femmina, che sta dormendo, ok? Poi, e questo invece è Bruce, che sta dormendo qui. Ma ne manca un quarto! Dov'è il quarto? Uno, due, tre. Dov'è il quarto? Manca Steve! Dov'è Steve? Steve, dove cavolo sei finito? Vitto Family, uno dei cuccioli manca all'appello. Mi sa che si è perso. Dove cavolo sta? Non lo trovo da nessuna parte. Steve, dove cavolo sei? Io qua non vedo un accidente. Cavolo. Andiamo a controllare meglio di là e vediamo se c'è. Steve. Cerca, maledizione, dov'è mio figlio? Steve, ma dove cavolo sei finito, Steve? Mica ti sei nascosto nell'armadio? Steve, io qua non lo vedo da nessuna parte. Vera? Che succede, Vittorio? Vera, ma dov'è Steve, tuo figlio? Quell'altro, che fine ha fatto? Steve? Io non ne ho la più pallida idea, scusami. Mi stai dicendo che ho perso mio figlio? Sì, Vera, non riesco a trovarlo. Ma che cavolo stai dicendo, Vittorio? È tutta parte colpa tua. Aspetta che mi prude il sedere. Ok. Vado subito a cercare, maledizione. Sarà stata mercoledì, Claudia. Non lo so, Vera, chi cavolo è stato, però dobbiamo assolutamente trovare Steve, Vitto Family. Perché se non lo troviamo un guaio, un grossissimissimo guaio. Andiamo a controllare meglio di là e vediamo se c'è. Steve! Cerca, maledizione, dov'è mio figlio? Ma che cavolo sta succedendo qui? Voi vi state limonando? Che state facendo? Steve, ma che stai leccando la fronte di mercoledì? Ma la finisci, sei stupido! Mercoledì, cosa stai facendo con Steve? E perché hai preso Steve senza il mio permesso? Perché adesso è mio. Non è tuo. È mio. Non è tuo. È mio. Non è tuo. Va bene, ok, perfetto. Visto che è tuo, oggi daremo da mangiare ai cuccioli, ok? Gli daremo il biberon con il latte, ok? Perché loro devono bere sia da Vera che dal biberon. E noi oggi gli diamo il biberon. Sei pronta mercoledì a dargli da mangiare? Grandissima! Adesso mettilo a posto perché lui sente freddo qui. Ma Steve ha fatto una puzzetta. Sento una puzza! No, è un no. Sì, è un sì. Chi no, è un no! Poverino, lo fai diventare sordo! Oggi ci prenderemo cura dei cuccioletti di Vera e prenderemo il latte per dargli da bere. Dopodiché dobbiamo anche pulirgli il sederino.
Ecco qua, il latte glielo daremo con questo biberon qua e faremo il latte caldo caldo di capra. Un latte pieno di nutrienti, proteine, vitamine e tutto quello che serve per la crescita del vostro cucciolo. Ecco qui, Vitto Family, ho preparato il latte per dar da mangiare ai cuccioli. Questo qua lo facciamo soltanto per un cucciolo, ok? Quello che mangia di meno, ovvero Harry. Lui mangia pochissimo, ok? E l'altro metto qua. Voglio assolutamente darle a mangiare io. 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 Ma qui c'è un problema. Non puoi dargli da mangiare tu, ok? Perché loro sono molto 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 delicati e tu li tratti male, li strapazzi, ok? E dopo gli viene da vomitare e stanno male. Quindi soltanto io, Vittorio, posso dare da mangiare i cuccioli di Vera. Anche perché io sono, ecco, il fratello maggiore di Vera, mi devo prendere io cura di lei e dei cuccioli. Quindi non mi interessa un fico secco, nemmeno sull'albero, ok? Io voglio quel biberon e voglio anche tutti i cannolini, ok? Non è quel biberon. Aspetta. Stai calma. Allora, vediamo un po'. Decidiamo chi dare da mangiare di questi quattro cuccioli qui. Ok? Chi vedi quello un pochettino più stanco, eh? Che secondo te ha bisogno di mangiare? Lui! Ma lui si muove un sacco! Lui no, perché si muove un sacco? Lui lo vedo un po' stanchino. Secondo me pure lui potremmo dargli da mangiare. Non lo so. Questi quattro qua, questi altri tre. Voi come state? State bene? Io li vedo in forma. Lara la vedo un po' stanca, un po' ridotta male. Forse lei ha bisogno un pochettino di energia. Quindi mi sa che prenderemo lei. Però la dobbiamo svegliare con calma, perché sta dormendo. La sveglio io. No, che cosa stai facendo? No, cosa fai mercoledì? Tu la svegli con la tromba da stadio. Do io da mangiare i cuccioli, perché loro sono molto 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 delicati, ok? Oh, questo latte è buono. Magari lo assaggio un po'. Latte per cani. Poi divento un cane pure io e inizio a fare. Vittorio, aspetta, aspetta. Cosa hai detto? Hai sbagliato qualcosina, perché io devo dare da mangiare ai cuccioli. Dammi subito quel biberon, dammi. No, 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 non esiste. Mercoledì, Claudia, che ti do il biberon dei cuccioli. Questo è il mio biberon, non puoi, ok? Allora, facciamo una cosa. Ti prometto che ti do il biberon dopo che abbiamo scelto il cucciolo, ok? Te lo do dopo. Dobbiamo adesso scegliere il cucciolo che è più deboluccio, quello che deve mangiare di più, ok? Quindi non quello che è più in forza, quello che deve bere. Quindi adesso andiamo a vedere chi dei cuccioli è quello un pochettino più stanco, quello che deve recuperare energie, ok? Però lo scelgo io. Ok, va bene. Brutta cucciola, sei sveglia? Piano piano, piano piano. Vediamo un po' cosa fa. La prendo? Aspetta, lentamente. Vedi un po', fai un po' di solletico, vedi che fa. Vedi se si sveglia. Gli prude la schiena, che stai facendo? Quella! Buongiorno! Siamo svegli! Dormiglioni! Guarda come fa! Sta bene! Guarda come occhi. Fa! Buongiorno! Buongiorno! Quindi stai calma, prendila bene! Oh! Oh! Ecco! Così! Stai facendo consumare tutto quanto il latte! Meglio. Lo stai sprecando. Vieni, siediti qui con calma. Vieni, piano piano. Ok. Adesso diamo da mangiare a questa. Com'è che dai da mangiare? Così. Così. Ecco qua, zio Vittorio ti tiene in mano. Zio. Sì, sono zio. Sono zio di tutti questi cagnolini, ok? Perché Vera è mia sorella e quindi loro sono i miei nipotini. Allora anche quei cagnolini che... Ciao! Ciao Lara! Saluta saluta tutta quanta la Vitto Family! Sta sbadigliando e sta... Ciao Lara! Ciao! Sta abbaiando... Ti faccio un massaggino qua. Allora, prima bisogna farle un massaggino per farla calmare, ok? Non è che ci metti il biberon in bocca così e fai... Calma! Oh!
detto calmati. Così, facciamola calmare un po'. Calma, rilassati, rilassati, rilassati. Bevi un po', Laura. Laura, bevi, bevi. Sta bevendo. Silenzio, non fare tante storie. Bevi. Brava. Ecco fatto. Brava Lara. Brava. Lara ha bevuto il suo lattuccio e adesso la possiamo mettere tranquilla lì con tutti gli altri. Oh. 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 Oppla.